avevo un negozio individuale a Bastia Umbra, ma per abbattere la crisi, per cercare di abbattere il più possibile la crisi, ho cercato di unire la mia azienda insieme all'azienda di Fabrizio, così i costi sono divisi e ci aiutiamo uno con l'altro, un modo per abbattere la crisi, penso che anche tu. Sì, la collaborazione porta che diminuisci personale, che è una cosa brutta, e bene o male i costi si abbattono, si paga tutto a metà, tutto insieme. Anche i clienti sono più soddisfatti perché si dà un servizio in più, penso. Ha un prezzo minore. Prezzo minore e molto più efficace e presente al negozio. Più di questo no. Siamo stati costretti dopo 20 anni di due negozi a farne uno praticamente. Una società né una forma di co-working, ma una soluzione innovativa contro la crisi, quella scelta da Gioia Pavi e Fabrizio Ascani, che dopo 20 anni di lavoro indipendente hanno deciso di unirsi, dimezzando i costi di bollette e affitto. E così le loro aziende, Desiderio Riflesso e Trocioline, per circa 20 anni con sede a Bastia Umbra ad Assisi, oggi vivono insieme a Tor di Betto di Assisi, sostenendosi a vicenda e mantenendo ognuno la propria ragione sociale, senza fondersi in una società, né affidandosi a incubatori gestiti da terzi, come nel caso dell'altrettanto interessante formula del coworking in grande diffusione e a Foligno proposta addirittura dal comune negli spazi pubblici di Via del Reclusorio. Quello degli hairstylist di Tor di Betto è un esperimento unico in Umbria, come afferma il presidente della CGL provinciale Filippo Ciavaglia. La crisi, dice a TRG, coinvolge settori storicamente immuni come quello della parrucchieria e mettersi insieme senza fondare un'altra società, mantenendo ognuno la propria ragione sociale, è una forma intelligente per aspettare che questo momento difficile passi. Si tratta di un esempio concreto di integrazione dove Fabrizio e Gioia mettono del loro dividendo le utenze in base al fatturato e abbattendo le passività per offrire gli stessi servizi a costi ridotti e ancor più servizi con una presenza raddoppiata. Dunque davvero l'unione fa la forza e vale la pena in questo caso scomodare il grande genio di Albert Einstein, che nella prima metà di questo secolo affermava: la crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi, la creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura, e nella crisi che sorge l'inventiva, la scoperta e la grande strategia.